Tullio Trapasso, City Report, Piazza del Duomo, centro storico di Milano, giorno 15 giugno, all'incirca alle ore 10, flash mob degli infermieri in questa piazza di Milano per far trionfare i loro diritti, quello che gli spetta, senza dimenticarci mai che comunque tutto il comparto sanitario deve essere ringraziato tutto l'anno e non solamente quando ci sono le emergenze. Le immagini sono di Paolo Rusconi e di Friend Diamond con la bodycam, e adesso andiamo a vedere cosa succede. Andiamo. Avete connesso l'Italia intera da nord a sud.
una profonda riforma, una riforma che preveda l'uscita dal comparto sanità, un contratto unico per le professioni infermieristiche, che ridefinisca la posizione contrattuale dell'infermiere, ad oggi considerata ibrida ed obsoleta, in base agli standard di conoscenza, abilità, competenze acquisite nei percorsi di formazione, che sono ancora fermi a 20-30 anni fa. Sono semplicemente stati convertiti da lire ad euro. Pensiamo all'indennità degli ordini di rischio radiologico, tramutata da 900.000 lire a 100 euro. O ancora all'indennità di reperibilità, da 40.000 lire a 20 euro. O peggio ancora, pensiamo all'indennità di malattie infettive, conferita dopo l'emergenza Covid, che ammonta alla vergognosa cifra di 1,03 euro al giorno. Siamo oltre 35.000 infermieri. Concordo.
unico, grande e doveroso obiettivo. Mai come ora siamo tutti compatti. Molti di noi sono al lavoro, impossibilitati a partecipare oggi. Ma sono qui con lo spirito. Siamo tutti uniti per la nostra dignità professionale. Questa settimana è cruciale. Come molti di voi sapranno, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto l'apertura degli Stati Generali, dove si progetterà la ripresa dell'economia italiana, dove molti attori istituzionali verranno ascoltati e verrà stilato il programma per la ripartenza. E in questa ripartenza vogliamo e dobbiamo esserci anche noi! Fatta, vittime del Covid! Qui, colleghi lombardi, noi forse più di tutti in questo momento ci sentiamo indignati e svenduti. Ci portiamo ancora addosso i segni di questi 3 mesi infernali, dove con poche cartucce e tante false promesse abbiamo combattuto e dimostrato la nostra professionalità. Milano, Pavia, Lodi, Monza, Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio, Como, Varese, Cremona, Mantova, siamo noi, la Lombardia! Ci hanno trattato e continuano a trattarci come delle pedine, spostandoci di reparto e di ospedale. Ci siamo autoisolati in difesa dei nostri cari. Quante notti insonni, quanti incubi, quanta sofferenza, quanta paura abbiamo vissuto in questi mesi. Ma siamo arrivati fin qui ed è questo il nostro momento. Per chi ci definite eroi, ma poi ci ha pugnalato. Per chi ha mostrato professionalità anche prima della pandemia. Per chi ha perso i suoi cari o se stesso. Per chi versa lacrime, sudore e rabbia causa un non riconoscimento. Per chi è costretto a lasciare la propria casa e famiglia per seguire i propri sogni. Per chi vorrebbe tornare ma glielo impediscono. Per chi è ambizioso ma si trova spezzate le ali. Per chi non deve dare spiegazioni su cosa fa o non fa e sul suo percorso di studi. Per chi ama i propri pazienti e pensa che meriterebbero una migliore assistenza. Per chi vorrebbe essere considerato professionista semplicemente dicendo: io sono un infermiere! Siamo qui in Piazza del Duomo, 15 giugno, insieme agli infermieri, con Francesca e Daniela, che ci devono dire qualcosa su quello che è successo nel periodo Covid e giustamente sulle rivendicazioni che il reparto sanitario fa. Perché? Perché non bisogna ricordarsi degli infermieri solamente quando ci sono le emergenze o le situazioni di alto pericolo.
queste persone vanno valorizzate sempre e noi le ringraziamo. Francesca, parti tu, dici cos'è che cercate, cosa volete comunicare in questa situazione? Noi stiamo rivendicando quelli che sono i nostri diritti, tutto ciò che ci è stato sempre negato. Non vogliamo ringraziamenti, non vogliamo applausi dei balconi, non vogliamo essere chiamati eroi. Noi chiediamo l'uscita dal comparto sanità come primo punto, chiediamo la riapertura delle mobilità, chiediamo che vengano sbloccate tutte le graduatorie che sono ancora in essere. Ok, facciamo una domanda anche a Daniela. Tu in che ospedale ti trovi a lavorare oggi? Io lavoro al Policlinico di Milano. Ok, abbiamo saputo che nelle ultime settimane, siccome noi ci occupiamo anche spesso di sanità, c'è stato un allagamento proprio in un reparto che si occupava appunto di rianimazione Covid. Sì. Cioè c'è qualche problema anche, oltre che nella professione, anche nelle vostre strutture? Sì, ovviamente anche strutturale, perché andando a diminuire quelli che sono i fondi per la sanità, oltre a rimetterci quelle che è proprio l'organico, quindi il comparto sanità, ci vanno a rimettere anche le strutture. Ci troviamo a lavorare con, come abbiamo detto, poche cartucce, ma anche in strutture alcune volte fatiscenti, dove molte volte non bastano le nostre forze, ma questo non lo facciamo solo per noi, questo deve essere fatto anche per il cittadino, perché nel momento in cui abbiamo del personale, il giusto personale, il personale formato, adatto, noi sappiamo che possiamo dare un'assistenza a 360 gradi al cittadino, per cui questa non è una lotta solo nostra come professionisti per appunto portare in alto quelli che sono i nostri diritti, quella che è la nostra professione, ma in generale proprio per il cittadino italiano, perché il cittadino non deve diventare come un americano che deve essere costretto ad andare nel privato per ottenere delle risonanze, un ricovero, delle operazioni chirurgiche in tempi più brevi rispetto a quelli del sistema sanitario nazionale. Ci siamo mai chiesti perché ci sono i ritardi per quanto riguarda i ricoveri, le operazioni chirurgiche, ma anche i semplici esami del sangue? Questo è dovuto al fatto che c'è poco personale, ci sono poche strutture aperte, chiudono i reparti, chiudono gli ospedali e poi ci pretendono da noi di effettuare gli stessi servizi con minor personale e con minor strutture. Noi dobbiamo dire basta a tutto ciò. Hanno deciso, con nostra fortuna e con nostro orgoglio, di farci diventare una professione di laureati, proprio perché si erano resi conto che l'infermiere non è una professione a cui basta solo una formazione di scolastica. Per cui adesso, oltre alla professione, noi ci mettiamo cuore, impegno, anima durante il nostro percorso universitario e lo continuiamo a fare sempre. Ci obbligano a fare un approfondimento costante, una formazione costante con dei corsi ECM, che se non li facciamo veniamo anche multati, perché sono dei corsi obbligatori. Noi facciamo di tutto, ma adesso abbiamo bisogno di una risposta anche da parte delle altre, del governo e delle istituzioni. Perfetto, direi che Daniela proprio ci ha reso tutto molto più chiaro, quindi voi che ci state seguendo dall'altra parte della telecamera di Paolo Rusconi, parliamo anche dell'assessore alla sanità che ci segue, ascoltate quello che vi sta dicendo. Se vuoi ti faccio un'altra domanda. Sì. Allora io ti volevo chiedere una cosa, l'ospedale Fiera, come cittadina, tu pensi che sia stato utile in questa situazione? Assolutamente no, penso che sia stato un grandissimo flop. I soldi destinati all'ospedale Fiera potevano utilizzarli andando a migliorare quelle che sono le strutture già esistenti, così che si evitavano dei reparti in allagamento. Ci mancava soltanto che facciamo i sommozzatori oltre che gli infermieri. Oh, un cellulare per fare una foto. Siamo in Piazza del Duomo, il flash mob degli infermieri. Siamo qui con gli infermieri, come leggete, pavesi. E vorremmo sapere un attimino, questa situazione Covid che ha creato un sacco di scompiglio a tutti quanti, nella vostra provincia in particolare, com'è andata? Nella nostra provincia, ovvero di Pavia, è andata come nelle altre province, è stata colpita anche Pavia, soprattutto alcuni comuni. Però è andata grazie alle nostre strutture pavesi, l'organizzazione è stata ottima per quanto mi riguarda il lavoro in Fondazione Maugeri. Ci siamo dovuti reinventare una professione, una capacità di assistere il paziente, perché
noi avevamo ruoli diversi, io per esempio sono infermiera di cardiologia e sono andata in reparto Covid di pneumologia, quindi sei stata trasferita, quindi non... dopo 30 anni avrei imparato, però è stata un'esperienza molto forte, emotivamente molto toccante, ma che ci ha arricchito anche tanto, ci ha unito come professione. Finalmente vediamo le piazze piene di infermieri. Ecco, ti faccio una domanda perché gli amici che ci seguono magari non lo sanno. La infermiera di cardiologia a reparto Covid, c'è stato un corso, c'è stata qualche preparazione o è stata una situazione di emergenza? Essendo una situazione di emergenza non ci sono stati corsi. C'è alle spalle, per fortuna, tanta esperienza. Io sono una vecchia infermiera dopo 30 anni di professione e quindi ho avuto ovviamente minore difficoltà rispetto ai neolaureati che invece purtroppo sono stati buttati nella mischia, ma anche loro ne sono venuti fuori molto bene. Parliamo anche con Silvia, infermiera sempre di Pavia, immagino? Sempre, dalla provincia di Pavia, Pavia città esattamente, sempre istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia, reparto ex neuroriabilitazione nella fattispecie dell'emergenza Covid, reparto subacuti, ovvero prendiamo in carico pazienti che hanno avuto l'acuzia, quindi hanno avuto problematici da virus SARS-CoV-19 e li abbiamo accompagnati nella riabilitazione. Quindi pazienti ex positivi sono arrivati da noi dopo i due tamponi di negatività al virus e ci siamo presi cura e carico dell'assistenza infermieristica di questi pazienti. Sì, è stata un'esperienza bellissima, fantastica, a parte i risvolti negativi che tutti ben sappiamo, quindi malattie, infortuni, morti purtroppo di colleghi, ma anche un'esperienza fantastica a livello non solo professionale ma anche umano, perché tutti insieme abbiamo riscoperto veramente i valori della vita, quindi l'unità, l'accoglienza, l'umanizzazione delle cure e questo ce lo porteremo avanti nel tempo. E non siamo coscienti fino in fondo, ma questa situazione, questo evento rientrerà nella fattispecie della storia dell'infermieristica moderna e sono orgogliosa di aver partecipato a questa giornata, a questa manifestazione, di essere stata inserita nel Movimento Nazionale Infermieri Flash Mob. Quindi io ringrazio veramente tutti, non solo i partecipanti, ma in particolar modo gli organizzatori Roviti e tutti i referenti regionali di questo movimento. È un'esperienza che ci porterà ancora più vicino al cittadino, perché noi lavoriamo proprio per il cittadino, per l'utente, non solo malato, ma anche un semplice utente che deve fare diagnosi, che deve fare esami, medicazioni varie. Il territorio verrà quantificato, qualificato e potenziato. Mi auguro veramente che sia così, ecco. E sottolineo giusto per finire... No, non è finito, c'è un'altra domanda da fare. Ok, sottolineo per finire anche i punti cruciali perché ci battiamo, quindi l'innalzamento agli standard europei a livello stipendiale, l'inquadramento quindi economico adeguato, il riconoscimento della specializzazione post laurea e un inquadramento d'organico più adeguato e che non vada al di sotto dei minimi assistenziali. Poi tante altre cose che al momento sinceramente mi possono anche sfuggire, però sono comunque riscontrabili e visibili perché pubblicati sul sito del movimento e sicuramente su tutte le testate principali giornalistiche. Direi e che social. È stata esaustiva, gli faccio le ultime due domande al volo proprio, ti volevo chiedere due cose, vi stanno chiamando eroi da mesi eccetera, mi sembra che comunque il comparto sanitario più che farsi chiamare eroi dovrebbe avere una valorizzazione durante tutto l'arco dell'anno, insomma, e per sempre. Confermo, non siamo eroi come tutti ci hanno definito, ma siamo a mio avviso degli angeli dimenticati. E spero che questi angeli riprendano a volare,
a volare alto nel cielo con la giusta dignità e riconoscimento da parte di tutte le istituzioni, quelle politiche ovviamente parlo, e che il nostro governo si sensibilizzi alle nostre richieste. Ecco. Ti faccio l'ultima, se vuoi mi rispondi, se vuoi non mi rispondi. Noi siamo di Milano, abbiamo base a Milano, però facciamo tutta la Lombardia. C'è stato l'ospedale in fiera creato in emergenza. Come cittadina, poi come professionista, cosa ne pensi? Allora, sicuramente è stata uno sviluppo velocissimo, una messa in opera di questo ospedale in pochissimo tempo. L'unica pecca, secondo me, è che, sbagliatemi se, cioè correggetemi se sbaglio, non è dotato dei servizi d'emergenza, quindi radiologia piuttosto che servizi di diagnostica d'urgenza. Quindi ecco, io opterei per mantenerlo comunque vivo questo ospedale, perché non si sa mai in un prossimo futuro, però ecco, implementarlo con servizi adeguati. Ecco, ti dico perché il contenzioso qua a Milano è nato, perché ci sono diverse strutture ospedaliere già esistenti che sono state chiuse negli anni precedenti. Allora si diceva, perché non ripristinare per esempio l'ospedale di Pollate, altri ospedali della provincia di Milano per esempio, e fare un ospedale nuovo? Il problema era nato da quella situazione lì, perché come hai detto tu, purtroppo fare solo un reparto di intensiva rimane un po' limitato, perché tutti gli altri servizi erano tutti esterni. Sì, quello. Condivido pienamente. Tu hai detto, scusami se ti do del tu. Prego, prego. Hai detto una cosa giustissima, certo è uno spreco, è uno spreco, col senno di poi è uno spreco, perché effettivamente ci sono tante strutture ospedaliere chiuse che potevano essere riadattate, ristrutturate e messe agibili proprio per questa emergenza. Condivido pienamente. Ti ringrazio, grazie della tua partecipazione. Grazie a voi. Siamo in chiusura di questo flash mob, come potete vedere alle nostre spalle ci sono ancora tutti gli infermieri della Lombardia che hanno aderito a questa iniziativa. Chiaramente da cittadino vi dico, le loro richieste sono condivisibili, anzi dovrebbe essere così, le loro richieste dovrebbero essere accettate già da diverso tempo. Frank, sei venuto qui, hai visto tutto il personale che puoi trovare negli ospedali, cosa te ne è sembrata di questa persona? Si vede che la lotta per i loro diritti è giusta e è giusto che abbiano fatto una cosa pacifica in modo da non essere dimenticati, perché queste persone non sono eroi solo quando conviene. Comunque tutti i cartelli scritti che vedrete, che avete visto, sono lampanti e quello che bisogna dire è quello. Quindi io appoggio totalmente in pieno tutta la loro azione. Chiudo salutando Paolo Rusconi alla Camera Principale, qui da Piazza del Duomo, dopo le sue opere qui in Duomo, che poi potrete vedere nelle sue pagine, delle settimane scorse, anche senza City Report, cattivo. Che dire, anche io personalmente sono dalla parte degli infermieri, sono dalla parte del comparto sanitario, sono dalla parte di chi difende la salute dei cittadini, perché la salute non è un qualcosa da mettere a mercato e da far pagare un tanto al chilo e solo per chi può, ma è un bene, come dice la Costituzione, per tutti. Quindi apriamo gli occhi, guardiamo bene quello che succede e andiamo avanti. City Report Milano, Tullio Trapasso.